Domanda stasera abbiamo spesso parlato, c'è un aspetto della vita dello spirito, dell'essenza che non è stato mai percepito, si è dato per scontato una certa cosa, direi che è un dettaglio ma può avere la sua importanza proprio per approfondire l'analisi dello spirito almeno fin dove possiamo, ed è proprio, sono proprio le fasi di quello che è stato chiamato stordimento, addormentamento dello spirito, non so, prima dell'incarnazione, subito dopo la morte e anche in altre occasioni nella sua vita. E come si può concepire, come si può descrivere in modo più comprensibile questo tipo di addormentamento quando sappiamo, naturalmente non esiste più né cervello, né psiche, né anima, per esempio, che sono organi che possono essere soggetti appunto a carenze di energia e via di seguito. La cosa più comprensibile in vicinanza appunto dell'incarnazione o dopo la morte, proprio perché c'è ancora questo collegamento con i suoi strumenti da parte dello spirito. Ma in altri momenti, in altre occasioni, come si può intendere questo sopirsi, questo fondersi delle capacità di percezione? Intanto bisogna subito convenire che l'uso di questi termini è improprio, indubbiamente. Addormentamento, stordimento, qualsiasi termine analogo è sbagliato, indubbiamente, perché per quanto riguarda lo spirito si deve parlare di una perdita dell'identità spirituale, per capirci meglio. Si capisce di una perdita provvisoria dell'autocoscienza spirituale, in concomitanza appunto con l'incarnazione, che poi è l'unico evento che dà allo spirito questa perdita dell'immagine di sé in quanto spirito, e che ritrova quindi dopo la morte, in una prima fase, in una maniera alquanto, diciamo, difettosa, cioè nel momento proprio in cui avviene la morte, o è avvenuta la morte, in un'altra fase, che è quella, ecco, della perdita d'identità qui difettosa, quella che ha acquistato durante la vita, che ha in parte riacquistato durante la vita. E poi la percezione nuovamente completa, totale, della propria immagine spirituale, che è quella che riacquista dopo il post mortem, cioè dire dopo quella fase di stordimento, come l'abbiamo definita fino adesso. In altri termini, lo spirito con la pienezza, si capisce, della propria identità, della propria coscienza spirituale, diciamo, parafrasando il vostro linguaggio, del proprio io spirituale, deve entrare in una dimensione che non gli è propria e che per molti versi potremmo considerare addirittura contraria, almeno lungo il cammino evolutivo, perché qui non si tratta di un problema universale, quindi di opposti universali o di confluenze universali, perché poi, come sappiamo, materia e spirito confluiscono in un punto unico, ma qui non si tratta di queste contrapposizioni nell'infinito, quanto di situazioni reali di esseri circoscritti, definiti esseri spirituali o spiriti anche qui per convinzione, e che si trovano comunque a dover affrontare un impatto con una situazione di tipo strutturale, energetico, quale quella della cosiddetta materia, e dunque devono preparare la propria struttura affinché queste possa in qualche misura aderire all'altra struttura, convivere soprattutto con l'altra struttura per un tempo imprecisato, che potrà anche essere brevissimo, ma che prevede una serie di operazioni
fra le quali quelle della perdita di identità. Vedete però che la legge di Dio è altamente protettiva dell'identità, perché questo fenomeno lo si riscontra a più livelli e anche nel corso della vita. Ad esempio, voi non ricordate le vite precedenti, non ricordate gli affetti precedenti, le attività, i ruoli precedenti, perché questi ricordi causerebbero gravi traumi nell'essere vivente. E così voi non conoscete in effetti sulla terra l'altra vita, poiché il principio è che tutto ciò che è stato eseguito, verificato, vissuto in una situazione strutturale completamente diversa deve essere messa da parte, perché il suo ricordo causerebbe gravi perturbamenti al presente del soggetto. Qui il presente è indubbiamente presente a tutti gli effetti temporali, se considerate che lo spirito è immesso in una situazione spazio-tempo che non possiede in quanto spirito, o ne possiede riferimenti del tutto diversi da quelli che possono essere dati invece dall'evoluzione naturale della materia. Quindi lo spirito deve essere altamente protetto, così come poi diventa protetto quando vive, e diventa protetta anche la situazione psichica. Infatti il trauma di certi ricordi o di certe affettività sulla terra potrebbe essere di tipo spirituale, ma lo sarebbe soprattutto di tipo psichico, perché l'affettività, l'emotività, la memorizzazione delle esperienze è soprattutto a livello psichico che si produce e si conserva. Sicché la protezione dal passato è una protezione che concerne una legge di tipo universale. La protezione dal passato concerne anche gli affetti. Le persone possono perdere altre persone care, e il cosiddetto tempo, se non fa dimenticare, attenua comunque il dolore. Questo è un elemento di protezione dell'uomo. Voi non ricordate l'infanzia se non per sommi casi, poiché l'infanzia con le sue beatitudini, ma anche con i suoi risvolti drammatici a seconda dei casi, produrrebbe, ove venisse ricordato nei minimi dettagli, un grave perturbamento a livello del presente. Vi sono, insomma, una serie complessa di circostanze che proteggono o non proteggono l'essere umano, e la legge è congegnata comunque in maniera tale da essere altamente protettiva del presente, in base al principio che le esperienze si svolgono sempre nel presente, data una qualsiasi situazione. Tutte le altre forme di esperienze sono ricordo dell'esperienza, e quelle non accadute sono speranze dell'esperienza, ma l'esperienza si svolge sempre e soltanto nel momento dell'accadimento, e cioè dire nel presente del soggetto. Posta questa premessa, è chiaro che lo spirito deve entrare nella situazione animica della materia, deve entrarci avendo in qualche misura cancellato il suo passato, e deve determinare una condizione che gli consente, certo, non di perdere questo passato, ma in determinati momenti, quelli dell'incarnazione, certamente perderne l'immagine per ritrovarne una parte, e soltanto una parte, per tutto il tempo che attraversa la materia. Dopo avviene il fenomeno opposto, dell'avvenire un riconoscimento egualmente con una perdita,
lo spirito, quando si risveglia come spirito, deve aver perduto il passato della terra, perché il passato della terra è a sua volta legato a situazioni che comunque potrebbero, certamente sono state di tipo emotivo affettive, che benché psichiche hanno potuto comunque determinare, e ciò in base all'evoluzione si capisce dello spirito, un qualche effetto a livello del rapporto spirituale. Ed allora, sia perché gli eventi della terra in sé non sono significanti dal punto di vista universale, ma lo sono solo dal punto di vista individuale dello spirito, e sia perché lo spirito comunque si è legato ad una serie di strutture, egli deve ritrovare nella propria sensibilità di spirito se stesso anzitutto e del passato soltanto ciò che ha un significato dal punto di vista dell'esperienza o del rapporto spirituale, e quindi ripassa un'altra volta attraverso, ecco, l'oblio, la dimenticanza, la purificazione da ciò che non può interessargli più. Il meccanismo mi sembra dunque abbastanza lineare di andata e ritorno di questo spirito che è costretto a una serie di passaggi successivi che gli vengono dati, questi passaggi o queste necessità, si capisce dalla propria natura di spirito, cioè dal fatto di essere comunque una struttura diversa da tal mondo nel quale va ad immergersi, e ad essa deve adeguarsi. Non so, quindi, se sono stato chiaro in tutto questo che ho detto. E quindi la tutela dell'identità, del senso di identità, è costantemente presente, cioè avviene nel presente, sia esso quello dell'incarnazione, sia esso quello diverso della vita spirituale. Quindi direi che ancora, naturalmente, quello della vita spirituale è ancora più fondamentale, ancora più sostanziale come senso dell'identità personale. Il senso dell'identità personale è comunque un fatto che lo spirito dà per scontato, poi tutto sommato. Lo spirito, ad esempio, sa che anche attraverso tutta questa serie di passaggi egli ritroverà la sua identità reale, quella di spirito, e dunque assume delle identità fasulle, se vogliamo, o comunque occasionali, momentanee o strumentali, che poi servono ad andare ad arricchire quella identità reale che lui sa che ritroverà. Lo spirito che comunque si incarna è uno spirito che sa che la conservazione dell'identità è di tipo eterno, è assicurato. Questo nello spirito di una buona evoluzione, uno spirito che sia ancora all'inizio dell'evoluzione non si pone il problema poi in questi termini, e quindi, voglio dire, il problema finisce col non esistere. Anche perché sappiamo che il processo di auto-identificazione è progressivo, segue l'evoluzione. Sì, ma qui parliamo proprio dell'identità, più che dell'auto-identità, come individualità. Ecco, proprio del fatto, ecco, di ritrovarsi così come è partito. Oh, ma il quesito veniva anche in funzione, mi pare di ricordare, di quei periodi che stanno fra, ecco, dei salti evolutivi, dei cambiamenti di evoluzione da un ciclo all'altro. Che mi pare tu abbia detto che in queste fasi di transizione ci sono momenti in cui lo spirito ha dei quasi degli stordimenti, è preso quasi da una specie di vortice, forse di adeguamento a una situazione. Questo regolamento spirituale. Questo, ecco, soprattutto quando appunto si passa da livelli di esperienze ad altri, sì. E, ad esempio, come quando si abbandona l'esperienza della materia in senso lato e se ne fanno altre di esperienze, allora si passa a livelli, ecco, universali completamente differenti, e anche questi passaggi necessitano di riconversioni, per così dire, della identità, della personalità, dello spirito, e queste riconversioni sono accompagnate da situazioni, se non come queste, comunque analogiche,
perché lo spirito ogni volta che passa da situazioni totalmente diverse è invaso, per così dire, da questa necessità di adeguamento, ma questo adeguamento, ma si capisce, lo spirito già si è avvicinato di molto alle nuove strutture che incontrerà, non esistono salti incredibili, per così dire, e quindi si tratta di adeguamenti a volte minimali, ma che naturalmente possono provocare reazioni di questo tipo o comunque simili. Non mi pare anche certi ripiegamenti su se stesso, insomma un po' l'affacciarsi nell'universo interiore per affrontare una situazione con una specie di bilancio. Vedete, a questo proposito, quello che ora ultimamente dicevi, bene, basta che voi osserviate per quanto è possibile, o attraverso le letture o attraverso l'esperienza diretta, ma quello che può accadere a chiunque di voi che voglia, ecco, penetrare in se stesso, si accorge che se entra veramente nel gioco, nel meccanismo della propria interiorità, avverte momenti di vero e proprio stordimento, di vera e propria rarefazione, diciamo, della identità e dell'individualità, perché si passa comunque da uno stato psichico ad un altro. Qui, nel caso dell'uomo, sarà dallo stato razionale allo stato irrazionale di abbandono, ma attraverso i due vi sono stati di smarrimento, e questi smarrimenti in qualche modo possono dare l'idea di quello che poi avviene a livelli più complessi. È lo stesso stordimento, ancora una cosa poi ti lascio la parola, è lo stesso stordimento che può avere una persona quando ad esempio ascolta un discorso, una musica, o non so io, qualsiasi cosa che egli non capisce esattamente, ma di cui intuisce che sta accadendo, che la parola, la musica o che so io è importante, che sta avvenendo o sta ascoltando una cosa importante, egli però non riesce a capirla, ad afferrarla, e può essere preso dalla stessa sensazione di smarrimento, di ottundimento. Io volevo, un po' si collega a questo discorso che hai fatto adesso, però rapportato a livello umano, comunque era questo, cioè in questi ultimi periodi ho notato che almeno nelle arti marziali c'è una cosa molto importante di cui diciamo prima non tenevo conto, e cioè quello che avviene tra un'azione ed un'altra. Cioè praticamente il percorso, tu l'hai già detto altre volte, che l'esperienza è importante, è data dal percorso, non dal risultato, e quindi non dall'azione che si svolge, ma dall'analisi del percorso. Ora, questo fatto, diciamo, lo ritengo molto molto importante, quindi collegato alle arti marziali, ma collegato al discorso che tu hai fatto l'altra volta. Cioè, tu l'altra volta, diciamo, hai detto certe cose, e diciamo che queste cose erano in funzione di fare un'azione, no? Mentre, ricollegandomi a questo fatto di cui ti ho parlato, cioè diventa importante non l'azione, cioè il raggiungimento, quello che si vuole fare, che si vuole raggiungere, ma il comportamento che c'è, cioè tra dal momento che mi muovo a quel risultato. Questo, ora, dato che l'ho visto così importante, ritengo anche che sia importante ai fini del discorso che hai fatto tu. Ora,
Questo cosa implica? Che se io mi muovo male in questo momento, perché magari tu sei detto tutti i fatti per cui mi muovo male, mi faccio un discorso mio, però voglio dire, questo devo esaminare la partenza di questo muoversi male, devo esaminare il mio percorso fino a oggi che diciamo mi ha portato a questo punto, cioè cos'è che devo che tu potresti dirci a chiarimento del discorso dell'altro, tu potresti dirmi. Abbiamo sempre detto che non sono tanto le azioni quanto le modalità con cui si svolgono le azioni, perché non è importante dare una moneta a un povero quanto soprattutto l'atteggiamento che teniamo nel momento in cui diamo questa moneta e facciamo carità o si aiuta il prossimo. Poiché gli uomini credono che tutto sia semplificato dal fatto di fare certe azioni. La tua domanda implica un discorso più complesso. E se cioè si deve valutare il percorso sino ad oggi, o se si deve valutare l'oggi soltanto. E questo in qualsiasi situazione, ma supponiamo in una situazione in cui sia necessario fare un esame di se stesso. Voi siete esseri indubbiamente affetti e afflitti, direi, dalla cosiddetta sindrome della paura. Voi vivete con la paura di tutto, sicché voi siete incapaci di svolgere un'azione perché ciò che vi fa paura è tutto sommato, anche in questo caso, l'introiezione del vostro passato. E nel vostro passato ci sono i condizionamenti, si capisce, ci sono tutti gli elementi della cultura, dell'educazione, dei formalismi, le regole della società, i divieti, i tabù, ci sono insomma tutte le cose che come sommatoria hanno concorso a fare di voi il vostro presente attuale. E voi, anche se riconoscete che tutte queste cose del passato sono state, se non tutte, alcune sbagliate, non siete in grado di muovervi di un passo in una direzione diversa, perché il passato, e cioè l'insieme di tutte le regole con le quali siete vissute, costituisce un'autentica catena al piede che non vi fa muovere di un passo benché ne abbiate tutte le intenzioni. Allora, quando io dico c'è una sindrome di paura, e perché in realtà voi quel passo lo potreste fare, semplicemente che il vostro passato vi condiziona al punto da bloccarvi fermi con una catena al piede. Che fare? Quale punto analizzare nel valutare un presente che si ritiene per esempio insoddisfacente oppure sbagliato, o che so io, che fare? Credo che la prima cosa da fare sia tentare comunque di vincere quella paura per analizzare di se stesso il comportamento attuale. A volte è necessario lasciar perdere il passato, poiché spesso per analizzare il passato si perde soltanto tempo, addirittura quasi tutta la vita a volte. Certo, il passato non si può ignorare,
ma se voi analizzate il comportamento presente avete contemporaneamente anche il passato, senza comunque perdere soverchio tempo. Ora indubbiamente la realtà attuale è quella che conta di più, perché è quella che state vivendo. In una certa misura, come dicevo poi all'inizio, il passato è praticamente dimenticato. Voi del passato ve ne beneficiate in forma indiretta, perché indubbiamente il passato agisce per via inconscia nel presente. Ma dal punto di vista della memoria, voi avete soltanto una serie di ricordi, ma emotivamente voi vivete del presente. Voi non vivete più della emotività del passato, ma soltanto del presente. Voi nel passato avete potuto soffrire, gioire, ma soffrire molto a livello psichico, spirituale, fisico, tutte le sofferenze che volete. Oggi non le vivete più, ed è inutile tentare di contrabbandare le cose in maniera diversa, come si usa fare in terra. Voi avete del passato il ricordo delle felicità, delle sofferenze, ma emotivamente voi avete vissuto quelle cose soltanto nel passato. Oggi avete il ricordo di una sofferenza, o di una gioia, o di una felicità. Anche una struttura cambiata. Anche una struttura cambiata, ma questa struttura cambiata comunque vive oggi. Io non dico che il passato debba essere rigettato, voglio dire che solitamente si finisce col dare una importanza eccessiva, giustificando continuamente il presente con il passato. Questo è un modo di piangersi addosso, è un modo di essere fatalisti, di negare la funzione volitiva del presente, la decisionalità del presente. Il passato sicuramente, e anche tutte le cose che potete dire, ha sicuramente cambiato il vostro modo di vivere, a volte però, non sempre come si crede, a volte. Voglio dire che vivete anche con molte finzioni, e con molte retoriche intorno a questi ruoli del passato. Il passato ha certamente una grande importanza, ma dando una importanza totale smarrite il senso del presente e deresponsabilizzate gli atti attuali. Ora, il punto è questo. Indubbiamente questo passato ha avuto importanza nella vita, ha modificato la vostra struttura, ma la verifica che dovete fare è oggi che cosa siete. E come potete pensare di modificare oggi le parti della vostra persona in vista di un probabile futuro? Perché anche il futuro è probabile, indubbiamente. Del futuro non sapete niente. Non sapete neppure che cosa vi accadrà da qui a un'ora. E pensate, supponete quello che potrà accadere, ma in realtà non lo sapete. O lo immaginate, ma potrebbe anche cambiare ciò che immaginate. Voglio dire che l'importanza maggiore è del vostro presente. Un presente sufficientemente elastico da comprendere frange dell'immediato ieri o frange dell'immediato domani, ma di più non potete andare se non volete vivere di sogni, si capisce, perché allora potete andare dove vi pare. Ma realisticamente l'analisi va fatta sui comportamenti attuali, e quando vi accorgete che è attualmente che state sbagliando, e allora potete analizzare l'attualmente sbagliato in base anche al vostro passato, senza necessariamente inglobarvi tutta la persona o tutta la personalità. Questo è un consiglio che io vi do, perché vedo spesso come le persone si affliggano ripensando ad una totalità del passato o a un ipotetico futuro totalizzante,
e smarriscono il senso attuale di quello che fanno, di quello che stanno facendo, di quello che potrebbero essere e non sono, soltanto se modificassero parte della propria persona attuale. La paura di modificarlo, questa si vince indubbiamente con la volontà e col desiderio di essere o diventare diversi. Ma quando dicevo siete avvinti dalla paura, una paura totalizzante che sembra completamente bloccarvi al punto che non sapete che cosa fare e dove andare, a questo punto dovete soltanto fermarvi e analizzare voi stessi nella maniera che vi ho detto. Che cosa c'è di sbagliato? Ma cosa c'è di sbagliato nel carattere, nella personalità, negli atteggiamenti, nei rapporti con gli altri, nei rapporti con voi stessi, nei rapporti con la vostra salute? E insomma, nei dettagli vedrete che verrà fuori quello che è sbagliato. Perché non c'è altro modo. Deve essere un'analisi realistica e non una meditazione, ci tengo a precisare, non una meditazione, perché le meditazioni portano lontano. Qui mi pare che la domanda verteva su un realismo di vita, quindi nella parte psicologica che relaziona col mondo e non sugli aspetti meditativi della persona. Comunque devo dire che io ho sempre fatto una vita parecchio fatalistica, no? Questo fatalismo probabilmente, sicuramente era dovuto a paura, ma cioè, forse è proprio questo il modo sbagliato di vivere mio. Cioè, no? Il non avere fiducia in te stesso. Cioè, quindi andare da un estremo all'altro in questo fatalismo. Nella vita la fiducia e la forza si acquistano sbagliando, però se poi anche sbagliando non si acquista forza e sicurezza in se stessa, bisogna vedere se non ci sono altri errori. Le persone devono osare sulla terra, non lasciarsi guidare dagli eventi, perché gli eventi sono prodotti dagli altri. E non si farebbe altro che seguire come foglie secche il vento che passa. E questo non va bene, si capisce, per lo spirito, che è quello che poi ci interessa. Allora bisogna cercare dentro se stessi le vocazioni più profonde, i desideri più profondi, quello che veramente si vorrebbe dalla propria vita. Certo appariranno desideri assurdi, impossibili da raggiungere, e quelli si possono tenere da conto, ma appariranno anche bisogni profondi più raggiungibili, per i quali occorrono soltanto piccole conversioni, piccoli raddrizzamenti, nella maggior parte dei casi dipendenti quasi tutti dal vostro carattere, dal vostro comportamento nel reale, cioè dalla vostra personalità reale, in cui non è necessario andare molto lontano, voglio dire. Molte cose voi non le fate perché non avete volontà, perché siete pigri, perché vi trovate in situazioni familiari non consone, perché avete amici sbagliati, perché fate, che so, studi sbagliati, non congeniali con la vostra personalità, oppure avete ambienti che dovrebbero essere cambiati, amicizie da sostituire, oppure semplicemente dormite male la notte, oppure mangiate male e dovreste mangiare di meno o di più, oppure dovreste scegliere di dormire di meno e alzarvi all'alba e incontrare le persone di mattina anziché, supponiamo, di sera. La vita è fatta anche di piccole sciocchezze che diventano fondamentali. Una persona che ad esempio soffre, che so io, di pressioni arteriose alterate, può darsi che sia per lui molto più utile svolgere un'attività
di mattina che non di pomeriggio, oppure il pomeriggio anziché la mattina. Vi sono aggiustamenti nella vita ai quali voi non badate affatto e che invece sono importanti per farvi rendere di più, per migliorarvi la volontà, per annullarvi certe pigrizie, per darvi maggiore gioia, perché se cambiate amici magari, cambiate ambienti, cambiate studio, oppure cambiate tipo di lavoro, oppure vi applicate con una diversa intensità, e ripescando dentro di voi si capisce le linee verso le quali vorreste dirigervi. E invece no, voi vi abbandonate, e qui ripiglio il discorso della paura, voi vi abbandonate alla vita così come essa vi è stata impostata. Vi siete abituati, che so io, ad alzarvi all'alba e continuate ad alzarvi all'alba per tutta la vita. Siete abituati a mangiare, che so io, a mezzodì. Ebbene, per tutta la vita mangiate a mezzodì. Non vi passa neppure per la testa che magari il vostro metabolismo si è esaurito o alle 11 oppure alle 2 dopo mezzodì. E allora state male. Siete abituati a frequentare amicizie che siano riposanti e queste a lungo andare possono stancarvi, impigrirvi. Non vi passa per la testa che invece avreste bisogno, per il vostro carattere, di amicizie che vi spronino e viceversa. Non avete il coraggio di cambiarle, non avete il coraggio di modificarvi. Siete insomma vittima delle abitudini che avete ereditato dai vostri genitori o dall'ambiente familiare e supponete che quelle siano le migliori cose da fare perché vi sono state dette dai vostri genitori e continuate nei vostri errori suggerendole ai vostri figli, ai figli dei figli, sicché la gente si convince che bisogna mangiare esclusivamente a mezzodì e bisogna andare a letto, che so io, prima della mezzanotte e che bisogna star riposati in quell'ora e studiare in quell'altra. Siete vittime di una serie di abitudini generalizzate. E invece non pensate a voi stessi. Dovete dirvi io come sono fatto, io di che cosa ho bisogno, di che tipo di amicizie, ambienti, alimentazioni, sonno, studi. E questo per un lato. Se poi andiamo, diciamo, in quelle attività mentali, ecco, più sofisticate, e cioè i bisogni un po' più interiori, e allora lì andiamo ancora peggio, perché questi bisogni interiori non riuscite neppure a identificarli. Non sapete parlare a voi stessi, non sapete ascoltare le vostre risposte, non sapete fare la domanda a voi stessi, meditare, attendere che la risposta sorga dal profondo, perché in questo modo chi ci si interroga, ponendosi domande e aspettando le risposte. Le risposte, si capisce, vanno verificate, le risposte vanno, diciamo, unificate col vostro sistema di vita, ma dentro di voi la risposta sorge. E se la risposta vi soddisfa, ma non vi soddisfa la vita, e cioè dire non si accorda con la vita, qualcosa è sbagliato. O è sbagliata la risposta, o è sbagliato il sistema di vita. Mi dite, ma a volte la vita non si può più cambiare, perché la vita coinvolge tante e tante persone, la vita di ognuno di noi, potete dire. Indubbiamente questo è vero, ma questo è l'errore naturalmente che si compie sempre nella vita, perché questo tipo di discorso, di meditazione, di riflessione, le persone finiscono col farle quando sono già adulte, quando sono già mature e quando insomma ormai la vita è già passata per un certo termine e non si può più cambiare la serie di rapporti che la vita di ognuno ha instaurato con gli altri. Intanto sarebbe cosa altamente feconda se ognuno di voi, convinto di tutto questo, cercasse di modificare anche gli altri, di non tenersi come un segreto il dialogo con se stesso, l'analisi con se stesse, ma ad una persona cara,
che può essere un amico, un figlio, un compagno, un coniuge, o che so io, che insomma tutto un ambito familiare poi fosse coinvolto da un rapporto di approfondimento, di analisi della propria esistenza. Perché le crescite, ecco, devono avvenire simultaneamente nei gruppi di persone. Non può crescere soltanto una persona e lasciare gli altri dietro, perché allora avvengono le fratture. Chi va troppo avanti finisce col non andare più bene a chi è rimasto indietro, e soprattutto chi è andato troppo avanti non sta più bene con chi è rimasto indietro. E allora sorgono problemi di natura etica, indubbiamente me ne rendo conto. Io adesso però mi rivolgevo soprattutto e anche alle piccole cose mutabili, perché quelle sono spesso responsabili delle maggiori infelicità, le piccole cose quotidiane e via di seguito le cose che costituiscono l'organizzazione della vostra vita, gli ambienti, le persone, e insomma un'analisi che abbracci il senso anche della propria libertà. Voi vi ritenete tutti quanti liberi, ad esempio, e non siete affatto liberi. Vi ritenete tutti quanti emancipati e non lo siete affatto emancipati. Voi insomma non sapete o non riuscite, o per abitudine non analizzate neppure i termini che usate, e il loro significato profondo spesso vi sfugge. E allora un ritorno, se vogliamo, ad un'analisi semplice, a delle considerazioni, valutazioni, vi portano a ritenere che siete complessivamente ciascuno prigioniero di se stesso. Il problema è come liberarsi di una parte della prigionia, se non totalmente, perché ripeto, finireste col fare una quantità di danni, perché non sapendovi muovere finireste col trascinare nei danni un numero incredibile di persone e di situazioni, ma cominciare a razionalizzare, a modellare una parte della vostra personalità, oltretutto per vivere con maggiore soddisfazione e piacere personale, che è poi quello che conta nel vostro presente. Il fatto è, come molte volte abbiamo detto, che vi lasciate vivere, e lasciandovi vivere finite con l'essere simili a tutte le cose viventi, comprese quelle che fanno parte del mondo vegetale, e vivendo come vegetali appunto finite con non avere più un senso spirituale. La maggior parte delle persone vivono così. Volevo sapere di alcune cose, di alcuni fenomeni che sono così verificati, volevo chiedere se c'era una conseguenza di introspezione mia o c'era qualche presenza di qualcosa. Indubbiamente il lavoro di introspezione porta tutta una serie di fenomeni, o libera anche certi fenomeni, anche magari di tipo paranormale, voglio dire, se ad esempio si raggiunge una profondità tale da investire anche l'anima, ecco, in questo lavoro di introspezione. Io però credo che spesso il lavoro di introspezione voi lo facciate in maniera sbagliata. Perché dico questo? Perché in genere le persone non ammettono i propri torti. Le persone credono sempre di essere nel giusto. Così accade molte volte che io dica certe cose e qui, ma nessuno a livello personale si sente investito del mio discorso. Torniamo al discorso di prima, quello di
di credere che gli altri stiano nel torto. E ognuno crede di stare nella ragione. Così spesso il lavoro solitario di introspezione può magari rischiare di vanificarsi, perché è un lavoro fatto in base a ragioni e torti che ognuno si mette da parte come vuole e come crede. Così accade che la colpa sia magari data agli altri. Sono gli altri che non ci vogliono bene, sono gli altri che non ci capiscono, sono gli altri che sono i più ignoranti, i più sciocchi, i meno intelligenti, i meno sensibili. Sono sempre gli altri, voglio dire, che hanno i difetti e uno non vede i propri. Questo con tutta la buona fede possibile. Quindi sarebbe, per esempio, utile che le persone si abituassero a parlare a voce alta con gli altri, accettando dagli altri la maniera come gli altri vi vedono, vi giudicano. I vostri amici, le persone che volete bene, come vi vedono, come vi giudicano. E se vi giudicano in un certo modo, non dite: quello non capisce niente. Dite: forse sono io che non ho capito niente, perché evidentemente gli altri mi vedono e mi giudicano così. Invece voi siete sempre pronti a mettere da parte gli amici sinceri che dicono la verità sul vostro conto, perché voi la verità non la volete sentire. Quello è il punto. Voi volete illudervi di essere come credete di essere. E non andate alla verifica, o avete paura della verifica, e invece no, la verifica è un momento importante, è un momento in cui potete conoscere la verità su voi stessi. Voi con tutta la buona fede credete di muovervi bene, io non dico che lo facciate con cattiva fede, no, voi credete di muovervi bene, invece vi muovete malissimo. D'altra parte i risultati si vedono, o perlomeno li vede chiunque non riesce ad essere felice con se stesso, chiunque è insoddisfatto, chiunque è scontento. Indubbiamente devono esserci errori da qualche parte. E non basta dire: io credo di essere in buona fede. Io dico siete in buona fede, però neppure questo basta, cioè non serve a niente essere in buona fede e poi magari soffrirne. Allora andare a vedere perché accade tutto questo, ma soprattutto come cambiare. A volte non è difficile, a volte sembra così difficile tutto sulla terra, e invece non lo è. Bisogna aver fede nei cambiamenti. Sì, tu mi dicevi non avere attuato. Di essere stato un po' dei discepoli distratti. Ma vedi, è indubbiamente vero, e però io lo so che in fondo non potete andare più in là di quelli che sono il vostro programma, la vostra evoluzione, ma soprattutto il vostro programma. In un contesto che è la realtà in cui state vivendo, io lo so, certamente, non potete andare più in là. E questo anche per difficoltà oggettive che ben riconosco. Ma naturalmente questo significa, ma può anche non significare niente. Voglio dire, ci sono ostacoli. Il mio dovere è lo stesso di spingervi oltre l'ostacolo. Non sapete andare più in là, o non potete andare più in là, io devo ugualmente spingervi ad andare più in là, perché indubbiamente tutto ciò che fate e conquistate diventa qualcosa che poi vi ritroverete come spiriti. D'altra parte è chiaro che io lo so che non potete fare più di certe cose, soltanto che per alcuni aspetti io so che potreste fare di più. Questo è il punto. Allora, se complessivamente non fate di più, è chiaro però che individualmente
è possibile ottenere di più. Poi è anche importante quello che ognuno fa a livello individuale, nella vita. Perché è quello che poi vi crea sofferenze a livello personale. Ma il mio suggerimento, quello ad esempio di esternare il vostro carattere, la vostra personalità, in maniera impietosa o quasi pubblica, affinché gli altri possano aiutarvi a capire, a correggere, perché da soli, è chiaro, non ce la fate. Da soli voi credete di individuare gli errori a volte, o credete di essere nel giusto e non lo siete. Ed ecco che ritornate in una spirale a richiudervi in voi stessi e a non aprirvi nella comunicazione con gli altri. Questa sera non ho avuto il coraggio di porre un paio di domande, che indubbiamente devo dire, dal tuo discorso mi hai dato delle risposte. Il problema del cambiamento della vita che è messo soddisfacente, qualcosa da cambiare, però io dico anche un altro aspetto, ascoltare gli amici, ascoltare anche quando mi dice cose che io ritengo sì, che non posso. Ma vedi sorella, ascoltare gli amici a qualsiasi titolo va bene, purché però vi sia la disponibilità all'onestà, alla chiarezza, purché vi sia la disponibilità ad accettare ciò che gli altri dicono. Poiché non parliamo di malafede, si suppone che un gruppo di amici, che persone comunque che si stimano, non dicano cose false. Se una persona dice, guarda, ad esempio, non mi piace il vestito che porti, non bisogna pensare che l'altro stia semplicemente, ecco, dicendo qualcosa che vuole offenderti, ma ti dà una tua sensazione, una sua sensazione che tu puoi accettare o no, ma che devi riflettere. Oppure guarda, a me non piace la tua voce, cerca di modularla in un altro modo. Oppure guarda, non mi piace la maniera come parli degli altri. Oppure la maniera come ti muovi, come ti comporti in certe situazioni. Se la stessa cosa viene ripetuta da più persone, allora quasi certamente quella è la verità. Perché indubbiamente c'è anche il giudizio soggettivo dell'altro, che può non essere quindi esatto in maniera totale. Se però lo stesso giudizio è ripetuto da più persone, allora vuol dire che bisogna cambiare. Allora vuol dire che vi sono errori nel proprio comportamento. E gli errori di comportamento creano una quantità di conseguenze. Allontanano dalle amicizie, creano situazioni di scacco, situazioni di frustrazioni, creano solitudine. Questo si capisce uno degli aspetti, poi ce ne possono essere tanti. Voglio dire che una persona deve cercare i propri errori, deve capire che cosa non va. D'altra parte c'è anche da dire che bisogna anche sapersi accontentare delle cose che la vita offre. Non dovete cercare il perfezionismo a tutti i costi, non dovete cercare, voglio dire, a tutti i costi una soluzione in quel determinato modo. Non sempre è possibile. Nella vita bisogna accettare anche i momenti brutti, le situazioni brutte come quelle belle, ma bisogna anche accettare dei compromessi, delle valutazioni bisogna farle, perché vi sono anche gli altri che si muovono intorno e anche gli altri hanno le proprie identità, personalità. Sono cose che voi solitamente non affrontate, voi vivete in una maniera molto superficiale, voi vi lasciate vivere. Entrate nella società, entrate nel mondo e pretendete a queste condizioni a volte di ottenere una quantità di cose che tutto sommato non meritate neppure o che perlomeno non possono nemmeno manifestarsi e prodursi perché non state facendo niente, semplicemente vi state lasciando vivere, come dicevo prima, come dei vegetali. Lasciate che le cose vi cadano addosso, vi muovete
perché avete un corpo che si muove, ma non sapete muovere il corpo nella direzione che volete, e questo vi porta una quantità di sofferenze.